Eccoci qui, We Are The Net, io sono Fabio Mattis e anche questa settimana vi faccio compagnia su cosa è successo nel mondo del digital, cosa è successo un po' anche nel mio mondo, nel mondo delle strategie digitali e un po' diciamo nel mondo che riguarda la comunicazione. Io sono Fabio Mattis, più o meno da 20 anni mi occupo di digital in diverse sfaccettature, prima da programmatore, poi da analista e quindi adesso mi occupo realmente di strategie a tutto tondo. Ma è stata questa una settimana abbastanza, diciamocelo, abbastanza incasinata perché è caduto il governo, perché ci sono state un po' di cambiamenti e perché ci sono state lotte anche sul digital, anche a colpi di tweet, dopo ne parleremo. Parleremo con il ritorno a trovarci il buon DJ Max a parlarci un po' di format. Perché comunque, se vogliamo uscire sui social, dobbiamo avere anche un nostro format. Questo è in dubbio. Quindi non sarò solo neanche questa puntata, ma sarò assolutamente in compagnia. Ma prima di tutto, come al solito, come tutte se le settimane, arriva la sigla. Mosca! Tu non puoi passare! Fare o non fare? Non c'è provare. Noi siamo i punti d'incontro, i fulcri, i nodi di una meravigliosa. Rotè! 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 We are the net. Siamo tutti connessi. Magazine audio di cultura digitale, web marketing, nerd e pop. A cura di Fabio Mattis. E dunque, eccoci qui appunto anche questa settimana. È stata una settimana abbastanza complicata dal punto di vista umano, diciamo, come nazione. Credo che insieme agli Stati Uniti siamo l'unico stato a cambiare governo, credo. Sì, ci sono state le elezioni negli Stati Uniti, ma in Italia, molto probabilmente, ad oggi che sto registrando, arriva il governo Draghi che è accompagnato. Allora, uno dei meme più belli, ovviamente, si parla. Questo si chiama Draghi di cognome. Vuoi non fare i meme su Trono, meme su Trono di Spade? Daenerys Targaryen, nata dalla tempesta, prima del suo nome, regina degli Andali, dei primi uomini, regina del mare di Erba e compagnia bella. Ecco, no, non puoi fare una mancanza del genere. Quindi i draghi su Roma con questi che ricordano la penultima puntata di Trono di Spade. Quella scellerata ultima stagione di Trono di Spade, secondo me. Detto questo, cosa è successo nel mondo? Ovviamente si sprecano i tweet, le immagini, i meme, eccetera. Un po' difficile parlare di meme in un formato prettamente audio. Tra l'altro, apro parentesi, saluto tutti quelli che mi dicono e mi stanno ascoltando in questo periodo in macchina. E vi ricordo, adesso faccio impazzire un po' i vostri dispositivi, che potete ascoltare We Are The Net anche dai vari dispositivi audio come Alexa o compagnia bella, che insomma Alexa forse è più famoso in questo momento. Basta dire Alexa, metti il podcast We Are The Net e parte il podcast We Are The Net, se non sbaglio su Apple Podcast. Sto cercando di insegnargli a capire bene We Are The Net ad Alexa, che impara Alexa, tra l'altro, perché ogni tanto dice We Are The Night, oppure sbaglia il nome del podcast e ne mette un altro. Ogni tanto c'ha i suoi problemi. E anche Alexa, come abbiamo tutti quanti noi. Ma una delle cose che mi ha fatto più ridere questa settimana,
Partendo da Twitter, mettiamo una musichetta adatta su per questa cosa qua. Eccola qua. Perché bisogna prendersela comoda su questa cosa. Una delle cose che mi ha fatto più ridere è Renzi pretende cose, l'hashtag che è girato fino al, diciamo, intorno al 2 febbraio, per chi, 2021, per chi non ci sente in sincronia. Sapete che Renzi è quello che ha fatto cadere il governo, eccetera. Sì, il popolo del web, il popolo, esiste il popolo del web realmente, si è scatenato. C'è chi, come Cassandra, che dice che Renzi pretende una stella con il mio nome, cioè il suo, di Renzi, sulla Walk of Fame. Questo fa sempre ridere. Dio che twitta, Dio è un account famoso, che aveva già twittato nel 2019. Due cose sono infinite: l'universo e le campagne elettorali in Italia. E poi andiamo avanti. A Matteo Renzi viene dato il ministero di attuazione della caduta di governo, scrive Giampaolo Chinello. Poi andiamo avanti. Renzi, non voglio poltrone, mi basta un trono. Carlo Vossa. Renzi pretende cose. I due personaggi dei Promessi Sposi si devono chiamare Renzi e Lucia. Bonafede, MES, scuola, Arcuri, vaccini, alta velocità, Ampal, reddito di cittadinanza. Su questo abbiamo registrato la rottura, non su altro. Chi può averlo detto? Lui stesso, Matteo Renzi. Io non volevo solo partecipare ai governi, volevo avere il potere di farli fallire. Osho, le frasi di Osho. Barbara scrive: è stata svelata la lista delle richieste di Renzi. Draghi, 4 ministeri, 7 sottosegretari. MES, prescrizione, Viale dei Giardini, Parco della Vittoria, un set di pentole, la bici con il cambio Shimano, il Kamchatka. Elisa Rubertelli: Renzi vuole che gli entri il piedino nella scarpetta. Donna Chisciotte, tutte le donne con la frangetta della Boschi. Sempre Renzi pretende cose. Renzi pretende cose. Maurizio Neri, una di un buggy rossa con cappottina gialla. Citazione questa. Renzi vuole anche le figurine anni 90 di Poggi e Volpi, quelle introvabili. Chi l'ha scritto? Questo l'ho scritto io. E quindi tanta roba, abbiamo sentito un po' di cose. Secondo me Twitter usato per ridere è sempre il posto migliore, perché c'è gente veramente cattiva, però fa ridere spesso e volentieri, e nonostante la grande crisi di Twitter rimane il mio social preferito, perché in poche parole riesci a buttare giù dei bei concetti.
Questo è quello che è successo questa settimana. Adesso c'è Draghi che ad oggi che sto registrando, vediamo se fa il governo e no. Speriamo di trovare tanti bei meme anche su Draghi, ce ne sono già tanti. Molto bene, e andiamo avanti con il primo argomento della settimana. Primo argomento della settimana, che è una continuazione di quello della scorsa settimana, ovvero vi ricordate la scorsa settimana ho fatto una puntata riguardante la digital guerriglia marketing, ovvero c'erano due, tra virgolette, guru famosi del web che si sono fatti la guerra insultandosi: tu sei guru, io non sono guru, tu, egli è guru, chi è guru tra tutti quanti. Bene, questa settimana, l'altra settimana ho cominciato a guardare un po' di emuli di questi due personaggi e da lì sono stato bombardato dalle sponsorizzate. Vi sarà sicuramente capitato di essere bombardati da delle sponsorizzate tutte uguali. Io l'altra settimana ho fatto il grave errore, dopo il video sulla diatriba tra i due guru, eccetera, del digital, sono andato a vedermi, a cliccare su come proponevano i loro corsi, eccetera, e ovviamente sono stato bombardato da tutti simili, tutti quelli uguali che proponevano i loro corsi, che vi risolvevano: ma cosa fai, non sei ancora sul digital, come ti permetti, idiota. c'è gente che ha messo addirittura mente catti, no? Come delle cose: se non vendi sei un cretino, non usi, cioè, ti offendo e dici no, io non sono un cretino, faccio il corso da te e spendo questi 3.000 euro, tienili, prendi i soldi e stai zitto. Cioè, tutte queste robe qua ora vengono fuori a me perché ho cliccato su quella cosa lì. Tra l'altro venivano già fuori qualcuno, quindi, di queste cose, quindi qualcuno probabilmente sbagliava pure a targetizzare le sponsorizzate, ma lasciamo perdere. Però sono tutte uguali. La cosa brutta è che sono veramente tutte uguali, che creatività zero, non c'è un modo di comunicare. Secondo me quelli più grandi sì, cioè quelli di cui magari ne sapete anche voi, sono quelli che fanno più il divulgatore piuttosto che vendere per forza dei corsi. Detto che, oh, ragazzi, senza peli sulla lingua, pure io vendo dei corsi, dei percorsi. La cosa, secondo me, che come dire, su cui bisogna puntare è la creatività, perché altrimenti si diventa veramente uguali. E per carità, sponsorizzando, i numeri si trovano, i corsi vanno a buon fine, si pagate questi 3.000 euro, vi danno la soluzione. In realtà sono corsi questi che fate una volta sola, perché la seconda volta dici: ma non mi hanno dato niente, probabilmente. E spero che non succeda nei miei di corsi questa cosa qua. Il mio pensiero è sempre imparare e poi provare, imparare e provare. Non c'è una soluzione unica, perché adesso io potrei dirvi una cosa, tra 2 mesi sono cambiate, che ne so, per esempio tra poco cambiano le disposizioni sulle pagine di Facebook, per esempio. Poi io non amo particolarmente Facebook, però ovviamente è il modo migliore per arrivare a un certo tipo di pubblico, su questo non lo nego. Però attenzione, perché è vero che potete togliere il non voglio vedere più questi tipi di inserzione, eccetera, però è una cosa su cui ci si può andare a lavorare. Ma se anche volete fare questi percorsi, cercate di fare qualcosa di più creativo o qualcosa di più continuativo. Ad esempio, io propongo sempre di arrivare a una credibilità, e vestirmi da scemo per provare a fare i corsi, eccetera, non credo che sia creatività, oppure sbraitare,
ho sentito un podcast molto carino di Rick Dufer, vi consiglio di andare a recuperare il suo podcast, si chiama Daily Cogito, e una delle ultime puntate parlava proprio del fatto di seguire i trend oppure seguire le nostre passioni. Io sui trend, proprio perché sono in trend del desider che all'incontrario va, non è che li seguo tantissimo, non me frega niente, eppure riesco a lavorare, avere un lavoro dignitoso lo stesso, e uso più che altro i miei mezzi, che sono quelli che vedete quasi tutti i giorni. Un po' di coerenza, un po' di mettersi nei panni degli altri, un po' di cercare di creare un digital migliore, anche perché è sempre di più, sta diventando quasi questa roba qua, che non è vera, non è la realtà, questo è soltanto uno specchio, no? Un po' come i politici, diciamo, rubano tutti i politici, sì, ma sono specchio della noia, molti che finirebbero lì, anzi l'abbiamo anche visto, diventano esattamente come gli altri. Quindi attenzione a non farsi amalgamare nella massa del tutto, ma avere una propria personalità anche sul web. Ciao a tutti. Siamo giunti al momento della settimana del talk. Sapete che ho inserito questa ormai in maniera abbastanza fissa, sono contento perché riesco a trovare sempre tutte le settimane degli spunti, e questa settimana torno a chiacchierare con Max, DJ Max, Massimo Grosso, di format e punto di vista, o meglio punti di vista, perché è importantissimo. Cioè, a me capita veramente di andare magari da cliente, oppure parlare di, perché ormai tutti sanno che fai sto lavoro, quindi ti chiedono eccetera, ma io c'è già quella cosa che ha fatto, vorrei parlare di questo paio di scarpe, ma l'ha già fatto Tizio, ma l'ha già fatto Sempronio, ma l'ha già... Ragazzi, non è questa la cosa importante. La cosa importante è metterci il nostro punto di vista e vendere un nostro format. Certo che di Chiara Ferragni ce n'è una, e lei parlerà di, tra virgolette, di moda, in realtà parla di lifestyle praticamente ormai, e della sua famiglia, e gli basta mettere quella foto lì perché ha creato quel format, quel suo punto di vista, ok? Non è che nessun altro può parlare di moda. Certo che se lo faccio uguale, scimmiottando la Chiara Ferragni, non so quanto successo possa avere. Però se lo faccio con un format mio, personale, con della creatività e utilizzando il mio punto di vista, secondo me le cose cambiano. Discutiamo di queste cose proprio con Max, e secondo me ne è venuta fuori una bella chiacchierata. Allora, eccoci di nuovo qua con Massimo Grosso, aka DJ Max. Ciao Max. Also known as DJ Max. Cazzo hai detto? Aka, also known as... Ah, ok, scusa. È l'acronimo. Sei più avanti di me. Allora, come avete sentito, il DJ Max conosce le lingue. Non come a me l'altro... No, conosco gli acronimi, non è che conosco le lingue. Solo alcuni, peraltro. L'altra settimana ho dovuto partecipare a una conferenza completamente in inglese. Io con il mio inglese stentato credo di aver mandato a cagare 10 o 15 persone. Comunque, vabbè. Comunque, alla fine l'ho buttato sulla simpatia, l'italiano ha spopolato comunque. Molto bene. Come diceva Fabri Fibra, l'italiano balla male, tra l'altro. Certo. Dunque, l'ultima volta che ci siamo parlati, parlavamo delle web radio, no? Sì. Quanto è difficile, abbiamo detto, cavolo, è un po' un sogno di sia me che tu avere la web radio, eccetera, però da soli è difficile fare, tirarla su, in parole povero. Sì. Tu hai già un podcast che abbiamo già detto l'altra volta, si chiama Discology, un podcast che ormai avrà 10 anni, credo, qualcosa del genere. Sì, è in formato podcast da 10 anni, da una decina d'anni. Okay. Le prime puntate sono addirittura più vecchie, ma le primissime puntate erano sul mio sito,
proprio solo per poter dire ehi, ho un programma su internet, ascoltatemi, però non c'era XML, cioè non c'era il file archiviando il quale si viene avvisati delle nuove puntate man mano che vengono pubblicate. Insomma, mancava tutta la tecnologia del podcasting. Infatti, le prime puntate erano su tavolette d'argilla, se mi ricordo bene. Esatto, esattamente. Quindi era tutto un casino. Ascoltabili solo tramite grammofono. Un grammofono che legge le tavolette d'argilla, comunque. Sì, era un una roba speciale con una puntina in diamante, come dire, etiope. Molto bene. Finisce qui, quindi la chiacchierata con DJ Mazz. No. Bene, ciao a tutti. È stato bello. No, diciamo, hai questo podcast e poi hai, anzi, ti viene chiesto a gran voce di tornare con le Truman Show. Ma che differenze ci sono tra, per esempio, un podcast di nicchia, perché Discology è rivolto a chi piace la dance degli anni, senti come 90. Lo dico bene, dance degli anni, sì, 90, va benissimo, va benissimo. E invece The Truman Show era più un programma, se vogliamo, di intrattenimento, una specie, posso dire, un DJ time. Nel senso, il DJ Time, secondo me, vabbè, addirittura DJ Time e DDD, che era l'alter ego del DJ Time, però su disco radio, più verso fine anni 90 e inizio 2000. Alcuni ascoltatori del Discology, ed è vero questo, mi hanno paragonato il Discology al DDD e qualcuno addirittura al DJ Time, vabbè, esagerando ovviamente, perché tipo non mi parli. Io adesso. Tipo tu adesso. Discology è più DJ Time. Ah, ok. Nel senso che come concetto presenta diversi interventi parlati, che però io li ho chiamati gli interventi caffè. Nel senso, sono degli interventi da gustare velocemente. Insomma, a parte l'intervento iniziale dopo la sigla, che è un pochino più lungo perché presenta un pochino la puntata e a volte anche il programma, perché ovviamente mi metto nei panni di chi ascolta la puntata numero 80 però per la prima volta della sua vita ascolta Discology, giustamente non in tutte le puntate ma in molte. Nel primo intervento cerco anche di farti capire dove sei arrivato. Gli altri sono interventi con un ritmo molto serrato, perché Discology, la mia idea è che sia un'ora di sano intrattenimento musicale novantico, ma è un cerimoniale, cioè adesso ti dico tutti i clay che sono inventato, un cerimoniale ritmico tutto dedicato alla dance degli anni 90, l'ora di storia anche l'ho chiamato, perché in effetti se uno ascolta musica da discoteca per tutto il giorno, quando ascolta gli anni 90, che ormai si parla di 30 anni fa, fa l'ora di storia, più altri claim vari che potrete ascoltare ascoltando il Discology. Però l'idea è di fare un'ora veramente molto serrata, cioè dove devi anche stare tra virgolette un po' attento, nel senso, se non è l'ora di storia, scusa, esatto, è un'ora di storia dove però devi stare attento, certo. Nel senso che le nozioni, ad esempio quelle tecniche, cioè quelle riguardanti le produzioni, i cantanti, le cantanti, i DJ che hanno partecipato ai pezzi che metto nel Discology, magari dico cose riguardo a queste cose qui tecniche, e chiaramente se uno non sta un attimino attento si perde tutto. Cioè se io ti dico che i Jam sono uno che si chiamava Germano, uno che si chiamava Enrico e una che si chiamava Martina, e per questo motivo si chiamano Jam, cioè non è il mio nome Jam, quello, sono una cantante, no. Non è quello. G punto, per quello che ti dicevo degli acronimi, perché G punto E punto M punto Germano Enrico Martina. Perde un po', se ti devo dire la verità, rispetto, cioè Jam sa più di invece così detto, non è lì, era un gruppo che si chiamava così, sì, no? Sì. E siccome io poi mi sono anche inventato nel Discology l'ufficio acronimi, che quando dico un acronimo e non dico da dove arriva, l'ufficio acronimi mi manda immediatamente un fax piuttosto che un piccione viaggiatore, robe del genere, per dirmi non hai detto, ci gioco un po' sopra, insomma, questa cosa, certo, qua.
tipo quando non mi ricordo gli acronimi oppure non li so, dico che l'ufficio acronimi è chiuso. Risolto il problema in ferie. Tu fai un po' quello che ti pare, insomma. Esatto. E comunque tutto questo per dire che il Discology, appunto, lo ritengo un programma con interventi un po' più mirati, un po' più caffè. Invece il True Max Show, e sto anche pensando eventualmente a cambiare il nome, adesso ci penserò. Anche per non far perdere i ponti a quelli che lo pronunciano. Esatto, perché tra l'altro vado... Vi do anche questa chicca, che non è una chicca, perché per chi ascoltava magari il True Max Show, io praticamente avevo scelto questo nome un po' perché è il vero Max Show ed è la verità, perché nel True Max Show metterei veramente tutta la dance che mi piace, comprensiva degli anni 90, ma non solo. Mm-hmm. Per cui a livello musicale è proprio la musica mia, insomma. Sì. Mm. Ed è questo. E poi lì vorrei far uscire anche un po' la mia personalità, per cui... sia nella musica che negli interventi verreste a conoscere il vero DJ Max. Però avevo anche scelto questo nome perché la locandina del programma era disegnata sul palazzo con Jim Carrey che dorme del Truman Show. Mm. Non eventualmente utilizzando più quella grafica lì, potrei anche poi pensare che a chiamarlo in un altro modo il programma, ma questo si vedrà, tanto è tutto in corso d'opera. E per quanto riguarda questo programma, mi piacerebbe invece fosse un po' più un programma a te. Mm. Nel senso di come bevanda, cioè un po', non come me. Un po' più come dire, con ritmi non blandissimi, perché la musica sarebbe dance, per cui non voglio tenere dei ritmi blandi, cioè non una roba notturna, mm-hmm, sussurrata, eccetera. Però insomma, tipo il DJ della notte, queste cose. Esatto. Ma, Jack Folla, esatto. O Nick the Nightfly. Che poi a me Jack Folla piaceva, certo, certo. Era tutto scritto, credo. Sì, ma ecco, sul discorso dell'era tutto scritto mi sono... poi apro una parentesi. Vai, apri la pure. Quello che volevo dire, appunto, che il Discology è un podcast con dei ritmi molto serrati. Nel Truman Show la mia idea sarebbe quella di fare durante la puntata anche qualche intervento un po' più discorsivo, un po' più da talk radio. Non troppo, però un pochino, sì. E riguardo al tutto scritto, ti posso dare solo un feedback di questa cosa qua, che poi mi dimentico. Sì, perché c'è gente, incredibilmente, gente che ha dei problemi, credo, che ci ascolta realmente. cioè, mi ha detto che è piaciuto moltissimo della puntata scorsa il concetto di punto di vista, perché ti ho come dire, ti ho introdotto l'altra volta col punto di vista di Max, e questa cosa qua ha acceso la lampadina a, per esempio, una persona che mi ha scritto, perché a me ha riacceso la lampadina, perché tra l'altro è una cosa che poi inserisco poi nelle cose di We Are The Net, nel campus, eccetera, perché effettivamente tu, come vuoi, stai pensando il True Max Show, e quello che ricercano gli utenti, ho notato che gli utenti cercano sempre il punto di vista, non la verità. Cercano, o comunque la cosa, sì, possono cercare il tutorial, eccetera, e quello è un'altra categoria. Nel campo dell'intrattenimento, del comunque passo del tempo e magari imparo anche qualche cosa da fare, il punto di vista è una roba veramente che determina la riuscita o no di uno show, comunque di un progetto multimediale. Perché, come ad esempio, io posso parlare, che ne so, l'insediamento di Biden negli Stati Uniti, io lo racconto in un modo, tu lo racconti in un altro, sono due prodotti editoriali diversi che attirano un pubblico diverso, oppure un pubblico trasversale che vuole sentire entrambe le campane. Volevo dire questo. No, ma infatti il succo del discorso che abbiamo fatto l'altra volta, e anche la volta prima che ci siamo sentiti, è proprio questo, cioè come io quando parlo, ti parlo delle web radio, ti parlo del podcast, ti parlo di quello che vorrei fare io a livello di intrattenimento musicale, di musicale intrattenimento, certo. Musicale speakeraggio, e ovviamente visto dal punto di vista di un ormai ex DJ, nel senso
come ho detto l'altra volta, perché ho chiuso con la mia carriera tra virgolette giganti da DJ, da eventi. Questo è il mio punto di vista. Infatti, una cosa che sicuramente va tenuta presente, sia che tu voglia fare una web radio insieme ad altri, come abbiamo detto, certo, perché da soli è complicato, sia che tu decida di produrre un programma barra podcast musicale, sto parlando ovviamente, ad esempio, già scegliendo la musica dal tuo punto di vista, stai già anche un po' decidendo a che genere di pubblico vuoi puntare. Certo. Ed è chiaro che, come dicevamo l'altra volta parlando di Discology, se fai un genere di nicchia, chiaramente ti precludi tutto un pubblico che, al quale quel genere non piace. Però non è un problema, nel senso, tu scegli di trasmettere Dance anni 90 e di conseguenza vuoi un pubblico di gente che adora la Dance anni 90. E questo è una nicchia. È una nicchia, assolutamente sì. Infatti, una delle prime cose da fare è andare sempre a cercare la propria. Obiettivamente, il tuo podcast non verrà, difficilmente sarà ascoltato da uno che ascolta trap, da un ragazzino di 14 anni che ascolta la trap, ma è giusto così anche, cioè, nel senso, non ascolta neanche me, cioè, il ragazzino magari ascolta quello che, come noi negli anni 90, tu negli anni 90 ascoltavi quello che mettevi in discoteca anche probabilmente. Certo, quindi sì. A livello ricollegandomi al discorso del punto di vista, il mio punto di vista sarebbe quello che a volte bisognerebbe anche, tra virgolette, sforzarsi di ascoltare qualcosa che potrebbe non essere nelle tue corde. Sicuro. Perché magari così scopri delle cose che se no non avresti scoperto. Sto parlando di musica, ovviamente. Sì, 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 no, ma ci sta. È chiaro che questo è già un punto di vista di una persona, come dicevo tra l'altro l'altra volta, che ascolta musica di generi veramente molto trasversali, perché io non ascolto solo ed esclusivamente musica dance, certo, e non ascolto, ma ci mancherebbe, solo ed esclusivamente musica dance anni 90. Però vorrei appunto dire adesso che appunto il mio punto di vista nei confronti di chi ascolta musica in maniera massiccia è che, ma penso lo facciano un po' tutti comunque, perlomeno dopo una certa età, forse l'integralismo musicale secondo me è più da ragazzino. Lo diceva anche Battiato sta cosa. Secondo me, cioè, passata una certa età sei un po' più aperto ad ascoltare. Sì, è vero. Vero, io almeno la vedo così. No, poi per carità, ci sono i ragazzini che ascoltano, cioè e ci sono degli adulti integralisti. Mio padre ha sempre detto che io ascolto solo gente morta, quindi da ragazzino. Tra gli ascoltatori del Discology ci sono diversi che mi hanno scritto che sono morti. No, sono loro degli anni 90, quindi okay, l'hanno ascoltata di riflesso la musica del degli anni 90, perché non c'erano proprio fisicamente in quegli anni là. Certo. Beh, io stesso, che sono dell'80 preciso, sì, i primi anni 90 ho solo un ricordo un po' sbiadito, cioè, nel senso, ovviamente dal 94-95 in poi sì, pur non essendo questo discotecaro eccetera, però ovviamente la musica in radio c'era sempre la radio accesa in camera mia, quindi certo, sempre ascoltato. E poi vai anche a scoprire cose più vecchie. Ti dico, ho trovato per esempio un po' di tempo fa un sito di musica classica libera che è figo. Adesso non mi ricordo, un museo, qualcosa. Poi magari lo metto ne faccio una puntata apposta. Per esempio, c'è musica classica, che io non sono mai stato vicino alla musica classica, però è rilassante, per certi versi anche ispirante, secondo me. Per alcuni. Quindi, cioè, ci può stare un po' dell'uno, un po' dell'altro. Cioè, assolutamente. E un problema grosso, non so se tu
lo pensi anche come me, è un problema grosso, tipo utilizzando strumenti come il tuo caro amico Spotify, per esempio, che sì, se tu gli amici di Spotify, gli amici di Spotify che ti vogliono tanto bene, che io uso tantissimo peraltro, vicende sui diritti a parte, anche io sono abbonato a Spotify, per cui, no, beh, per esempio se tu vuoi ascoltare una cosa, quando non sai cosa ascoltare, fai partire, sai, i classiche playlist che ti crea l'algoritmo ogni giorno. Sì, sì, sì. In realtà sono sempre delle cose che hai già ascoltato. Fanno un po' fatica questi algoritmi a proporti cose che ti potrebbero piacere. Cioè, trovo che sono quasi sempre le stesse canzoni. Che ne so, se io questa settimana ho ascoltato i cantautori, per dire. E sì. Che ne so, per esempio, cantautori italiani, fa la playlist che mi tirano fuori, non c'è neanche, che ne so, un Lou Reed in mezzo, perché non è italiano, cioè è troppo a bolla come cosa, secondo me, ancora. Invece sarebbero bello delle, partendo magari da un artista, arrivare anche a contaminazioni straniere di diversi paesi, scopri musica nuova, quello è, non mi dispiacerebbe. Sì, sicuramente il discorso dell'algoritmo in senso generale e generico soprattutto ha fatto perdere un pochino, cioè gli algoritmi sono qualcuno di più, qualcuno di meno, riescono a tirar fuori delle cose riguardo ai tuoi interessi che si avvicinano effettivamente molto ai tuoi interessi, a seconda di come è scritto, certo, l'algoritmo. Però è chiaro che non sarà mai sostituibile a un uomo. Il commesso del negozio di dischi, che nella sua vita ne ha ascoltati a milioni, e che è in grado di dirti: ah, ti piace De Gregori? Sai che se ti piace De Gregori potresti provare ad ascoltare questo cantautore Dylan, esatto. Cioè, è chiaro che questo l'algoritmo non potrà, credo mai, fortunatamente aggiungerei, sostituirlo. Certo, gli algoritmi sono fatti in maniera più vicina possibile a quella che potrebbe essere poi la realtà. Però è ovvio che questa cosa non sostituirà mai, oppure addirittura non sostituirà mai il famoso caso. Cioè, esatto, che tu entri in un negozio di dischi, vedi un CD e ti piace la copertina, lo compri e magari in quel CD c'è la canzone della tua vita. Esatto. Questo qui l'algoritmo chiaramente non lo potrà mai sostituire, e aggiungerei, come ho detto prima, per fortuna. Esatto, ma è lo stesso principio del customer care. Cioè, nel senso, tu puoi andare a comprare quanto ti pare online, in e-commerce, eccetera, ma se non sai cosa devi comprare o hai bisogno di consigli, eccetera, la persona che sa sarà sempre insostituibile. Per quello che dico, non è che bisogna avere paura del digitale per vendere, che ruba i soldi. No, bisogna avere anche in questo momento anche una vetrina sul digitale, ma esserci in prima persona. Cioè, nel senso, se sono un negozietto piccolo di dischi, di verdura, di quello che ti pare, cioè, un conto è io che oggi voglio di mangiare devo mettere sulla pasta una cosa, voglio fare qualcosa di messicano ma non so cosa, te lo consiglio io, mettici sopra i peperoncini piccanti, che ne so. Esatto. E proprio a questo riguardo mi auto faccio un collegamento. Vai. King of the link. Legato proprio al fatto della persona, che forse anche questo l'avevamo già in parte trattato come argomento, che secondo sempre il mio punto di vista, perché di questo stiamo parlando, mm-hmm, visto che si parla con me del punto di vista mio e del tuo, che siamo i due interlocutori, certo. Secondo il mio punto di vista è molto 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 difficile emergere a livello musicale sia con un programma che con una web radio ad oggi sul web. Tantissimo. Si può fare, per carità, perché ad esempio creandosi un pubblico di nicchia, come abbiamo detto prima, sicuramente si può fare. Ormai Rossino di Dancefloor mi deve dei soldi, ma faccio sempre l'esempio di Radio Dancefloor, che è la web radio dedicata agli anni 90, ha creato un marchio talmente, un'impronta talmente forte legata alla dance anni 90, che secondo me si è acquistato una credibilità a livello musicale, che se uno ama la dance anni 90 o ascolta Discology, vabbè, no vabbè, nel senso, tanto Discology passa anche su Radio Dancefloor, se ti piace la dance anni 90 lì sei tranquillo che ti trovi tra 6, 7, 8 guanciali
perché sei veramente coccolato alla grande con la dance degli anni 90. Quindi creandoti la nicchia, come dicevi tu sul discorso della musica classica, o piuttosto che il reggae, piuttosto che la trap, piuttosto che il jazz, puoi per carità riuscire a distinguerti un pochino a livello musicale, ma la differenza grossa, secondo il mio punto di vista, nuovamente ripetizione, lo fanno le persone, perché ovvio, se tu fai un programma come quello che piacerebbe fare a me, questo famoso True Max Show, dove comunque la musica che trasmetterei non è musica introvabile, non è musica che puoi ascoltare solo nel mio programma, non è musica in anteprima, è musica straconosciuta, perché quella, la dance degli anni 90, comunque per chi ha frequentato gli anni 90, la commerciale degli anni 90 è l'equivalente delle canzoni di Battisti per i nostri genitori, veramente, certo, perché le sanno a memoria. La roba un po' più recente, la musica un po' più recente è comunque commerciale, per cui i vari Avicii, David Guetta, li conosci, insomma, se hai frequentato un minimo le radio più o meno tematiche da discoteca o le discoteche stesse. Io non, nel mio programma non proporrei nulla di mai sentito, a parte forse qualche mashup, qualche remix un po' particolare, ma non penso che uno potrebbe dire ah, ascolto quel programma perché mette della musica che si ascolta solo lì. Assolutamente no. Però mi piacerebbe poter fare la differenza con gli interventi che andrei a fare, e qui posso fare un altro collegamento a quello che hai detto tu poco fa sul discorso della scrittura di Jack Folla. Esatto, vai pure. Perché qui c'è da fare, secondo me, un ragionamento legato proprio a questi famosi interventi. Perché durante il Discology ammetto di scrivermi qualcosa. Cioè io il canovaccio dell'intervento anche durante il Discology ce l'ho scritto. Almeno il concetto che voglio comunicare. Poi ci posso giocare sopra. Però stiamo parlando di interventi che possono durare un minuto e mezzo, due minuti. In un intervento di due minuti, sapendo già a grandi linee quello che vorrai comunicare, giocarci sopra per il minuto restante, per uno che ha fatto serate comunque parlando anche al microfono per anni e ha fatto anche l'animatore in villaggio anni fa, non è così, diciamo, complicato. Nel momento nel quale però, come dicevo prima, gli interventi dovessero diventare un po' più allungati, il caso del True Max Show, a quel punto lì mi sono già accorto dalle dirette che ho fatto nella mia vita, e tu lo sai benissimo di cosa sto parlando. Secondo me, non dico scriversi tutta la pappardella dell'intervento da 5 minuti, perché no, però bisogna cominciare a pensare di avere almeno un'infrastruttura un po' più grossa alle spalle prima di iniziare a parlare. Poi ci si può giocare sopra, ok, però secondo me non ti puoi, se vuoi fare una cosa godibile e apprezzabile da chi ascolta, non puoi permetterti di andare a braccio per 5 minuti, a mio modo di vedere, se non sei Fiorello. Ciao. Io guarda, io ti sei dico Fiorello, va bene. Io ti dico la mia esperienza, per esempio col podcast o anche coi video eccetera. Io ad esempio vado di parole chiave, nel senso devo parlare di, che ne so, quello che abbiamo detto oggi, per dire, avevamo salvato delle cose, in realtà le avevi salvate tu un paio di cose mentre me le dicevi mi sono preso quei tre appunti, ok, e quindi ho detto ok, parlo di questo e mi muovo in se sono cose che conosco non devo stare a scrivere. Quando ho fatto delle puntate completamente scritte o con lunghi pezzi scritti, perché ho detto questa cosa devo dirla, non mi devo dimenticare, devo usare la parola giusta eccetera, sono venute delle schifezze immonde, perché si sentiva proprio, cioè nel senso, per esempio Jack Folla, che adesso ve lo, per chi non ha mai sentito, era un programma che c'era su Radio 2 mi sembra, sì, dove c'era un attore che leggeva, forse Diego Cugia era l'autore, era quello che scriveva, e Jack Folla credo che fosse, adesso non mi ricordo più, quell'attore che doppiava, forse Luca Ward, dico una cavolata, potrebbe essere, però cioè, nel senso, a parte tutto, si sentiva che era un attore. Comunque Diego Cugia è uno che scrive per la radio e scrive romanzi anche di fantascienza,
E lui c'era questo DJ nella braccio della morte e facevano finta di praticamente... A me piaceva come ambientazione tutto quanto, però era tutto molto, molto scritto, no? Si sapeva, ehi, sì, sono nel braccio della morte. Sì! Sono nel braccio della morte. Cioè, se uno che ascoltasse senza sapere che cacchio stava ascoltando, diceva che cos'è sta roba. In realtà secondo me era un prodotto artistico molto figo, perché metteva, sì, dimmi. La voce era di Roberto Pedicini, l'ho cercata ovviamente su Wikipedia. Aspetta, voce fuori campo di Roberto Pedicini. Pedicini, si è sentito male, scusa. Sì. Ok. Sì, Roberto Pedicini, okay. Almeno questo dice Wikipedia. Ok, perché scritto da Diego Cugia, ma la voce fuori campo, la voce era voce di Jack nel programma radio, Roberto Pedicini. Ok. Ah. Infatti no, è un attore. Era sicuramente, come dici tu, scritto, ma non ti accorgevi che lo fosse. Certo. Ma infatti la bravura dello speaker, secondo me, è proprio questa. Perché io sono pressoché convinto, non ne ho le prove, ma sono pressoché convinto che tutti i talk di un certo livello sono per il 90% scritti. La bravura proprio dello speaker è non farti capire, certo, che sta recitando una cosa già scritta. Certo. Io ad esempio non sono bravo in quella parte lì, si sente tantissimo se leggo, e invece con le parole chiave io dico, che ne so, la puntata che ho fatto, che ne so, puntata sulla comfort zone che ho fatto, okay, no? Ho messo un paio di punti, uscire, restare, cosa fare, qual è la mia esperienza, eccetera, parlato di un pezzo, parlato di un altro, parlato della mia esperienza, e avevo solo queste tre parole davanti, per dire. E quello spero che sia rimasta una puntata godibile per chi l'ha ascoltata. Se l'avessi scritta tutta sarebbe diventato noiosissimo, secondo me. Poi in post produzione, adesso che faccio di nuovo un pochino di post produzione nei podcast, allora ci puoi mettere le vocine, le musichette, i sottofondi, certo, eccetera. Però il scritto secondo me va a perdere un pochino di genuinità, soprattutto per un certo tipo di podcast e per alcuni ascoltatori di, il vero ascoltatore di podcast piace il podcast, in realtà, quello dove c'è una voce che parla, perché gli parli direttamente. Poi c'è tutta un'altra fetta di che invece assolutamente i podcast migliori sono quelli quantomeno due voci, perché c'è un confronto, non c'è, certo, tralasciando ovviamente quelli come i tuoi dove c'è della musica, perché obiettivamente in questo momento sono un po' la minoranza. Sicuramente c'è più gente che crea podcast di quelli che li ascoltano, quello sicuro. Sì, sto notando che sta proliferando questa cosa del podcast, però da una parte, ecco, sono contento, e chiaramente non voglio riaprire l'argomento, ma speriamo che quello che abbiamo già detto l'altra volta, che anche per i podcast musicali come il mio e come quello di quelli di tanti altri, prima o poi ci sia una soluzione riguardo alla spinosa questione dei diritti. E riguardo al discorso che hai detto tu delle parole chiave, molto interessante, infatti ho preso appunti. Ho preso parole chiave. Perché io mi sono accorto in Discology, appunto, che col canovaccio e ricamandoci un po' sopra, poi riascoltandomi mi accorgo che non sembra naturale, insomma, non sembra che sia stato scritto. Anche perché, appunto, in realtà il canovaccio equivale un po' a quello che dici tu delle parole chiave. Sai perché io sto parlando degli interventi un po' più lunghi scritti? Perché io, e questa è una cosa mia, punto di vista nuovamente, io ho un grossissimo problema sugli interventi lunghi, che sono le parentesi. Famiglia intera, come si dice. Mamma mia, io rischio di aprirne talmente tante che poi uno mi perdo io, e ovviamente si perde chi ascolta, perché questa puntata è un'enorme parentesi, tu non lo sai. Esatto, è una parentesi su un'altra cosa della quale dovevamo parlare, quindi prima o poi dovremo chiudere questa parentesi. No, il discorso è che se l'intervento è caffè, tipo quelli di Discology, il problema tra virgolette parentesi non sussiste, perché io quando finisce il disco di una determinata di Aladino
voglio spiegarvi chi era, chi c'era dietro il progetto Aladino, dico un po' di nozioni tecniche, poi ci ricamo sopra. Ad esempio, una volta ho concluso l'intervento su Aladino, che era un italiano che ha fatto questo progetto e l'ha chiamato Aladino, poi si può giocare sul nome, sul fatto della lampada di Aladino, eccetera eccetera. Io ho detto che il mio regista Jimbo mi aveva suggerito, aveva trovato su internet che Aladino, oltre a fare musica da discoteca, aveva fatto anche un film a luci rosse che si chiamava La Lampo di Aladino. Bello. Cioè, se non lo dicevi tu, lo dicevo io sta cosa, ecco, cavatissima. Però sai, per chiudere il discorso, delicatissimo, e lì oddio, mi sento male. E lì diventa difficile aprire delle parentesi, perché più o meno il discorso che volevo fare era piuttosto circoscritto su un intervento, magari in parte scritto, magari in parte strutturato con le parole chiave, come dicevi tu. Il mio rischio, e sto parlando di me ovviamente, il mio rischio è di aprire le tonde, le quadre, le graffe, e quello può essere un problema, per quello che ti dicevo del discorso della scrittura. Però hai anche ragione tu, che se è scritto ma si capisce troppo che è scritto, non è bellissimo. Quello è anche il mio punto di vista, perché io non sono capace. Se tu lo mettessi in mano un testo a un attore, certo, sarebbe certo un'altra cosa, cioè. Però io non lo essendo... Il discorso è che, collegandomi a quello che dicevo io prima, se deve uscire la tua personalità, io non voglio che esca una personalità di uno che è solo capace di aprire parentesi. No, ma a proposito, apriamo una ma apriamo una parentesi. No, nel senso, mi piacerebbe riuscire a fare questo programma con delle puntate magari di un paio d'ore, dove così riesco anche a far ascoltare un po' più di musica, magari in diretta, su un canale tipo Mixcloud Live, che mi sto studiando, ma ho anche altri adesso. C'è sempre ovviamente la premessa dell'annosa questione dei diritti, ma quella poi si vedrà. Sarebbe bello fare degli interventi un po' più allungati, ma senza risultare noioso, senza aprire troppe parentesi, anzi possibilmente senza aprirne neanche una, e comunicando delle cose che a mio modo di vedere sono interessanti. Come spiegavo l'altra volta, per me sarebbe interessante anche un programma interamente fatto con interventi parlati che riguardano la nascita dei pezzi. Però mi rendo conto che non per tutti questa cosa può essere godibile per due ore di fila. Ma tipo, cioè, Twitch, devi dire. Twitch l'hai già esplorato su una cosa del genere? Twitch, sì. Allora, riguardo a Twitch, avevo intuito e avevo letto anche che molti miei colleghi o ex colleghi avevano iniziato ad utilizzarlo quando, durante il primo lockdown, le tantissime dirette di Facebook / YouTube venivano praticamente sempre bloccate. Sapevo che alcuni si erano riversati su Twitch, ma poi anche Twitch aveva iniziato a dare dei problemi da questo punto di vista. No, perché io vedo ogni tanto che veramente c'è una questione diritti, ciao, cioè chi se ne frega, si sentono musiche Non lo so, a me, io mi ero iscritto e non ho mai pubblicato nulla, non ho mai fatto nulla in streaming, anche perché sto anche aspettando di avere una linea fissa un po' più decente di quella che ho al momento per streamare, certo, come si dice in gergo. E mi era arrivata poco dopo, io mi ero iscritto tipo a giugno, mi era arrivata un paio di mesi dopo una mail da Twitch che diceva che c'era stato già il rinnovamento delle regole per quanto riguardava la musica coperta da copyright. Poi non saprei, ma vedo alcuni che trasmettono su YouTube per un'ora e non succede nulla, alcuni che trasmettono su Facebook per un minuto e vengono bloccati. Se sei Linus è un conto, se non sei Linus... No, anche persone non Linus. tipo... ho dei anche qui non so mai se dire collega o ex collega adesso, sì, diciamo collega, dai, un collega toscano, un collega toscano che su Facebook si fa per ridere, che su Facebook viene bloccato sistematicamente. Di conseguenza, nel post di Facebook dove fa la diretta mette il link di YouTube scrivendo seguitemi su YouTube perché lì non mi bloccano. Quindi io sinceramente... l'algoritmo, cioè, torniamo sempre agli algoritmi. Siamo sempre lì. Te l'ho detto, a me mi ha bloccato un video che ho preso nella libreria
libera di YouTube, però pubblicato anche su Facebook, me l'hanno bloccato su Facebook, sulla libreria, cioè, Creative Commons. Cosa mi blocchi a fare? Cioè, pubblico dominio, oppure prendo una roba classica, niente di... Ma vabbè, anche perché poi se vai a vedere, ormai ascolto veramente un sacco, e poi chiudiamo perché ho detto facciamo 20 minuti e se ci siamo allungati di nuovo. Non ci fermiamo più. Chiusa parentesi. aperto un'altra parentesi, se voi avete un buon orecchio, ascoltate i vari podcast, quelli tipo il mio, no? Per capire, non tipo quello di Max, ma tipo il mio. Se ascoltate bene c'è sempre la solita musica, perché bene o male i calderoni dove c'è della musica libera da utilizzare sono sempre quelli, i vari Kevin McLaughlin. C'è tantissima scelta, sono sempre gli stessi pezzi, ma addirittura li ho beccati anche su robe, diciamo, di persona che dici ma buttali 10 euro a qualcuno per comprare una canzone, cioè nel senso, io faccio il crasso perché se ogni puntata mi spendo 10 euro 220 puntate, sai che comunque fare una bella cifra, e prendo quelle gratis, no? Però dice qualcuno ma dai, ma buttala sti soldi sul... E invece no, prendiamo sempre tutti quegli stacchetti, sono sempre quelli lì. L'artista, c'è un artista che si chiama Kevin McLeod, ed è in tutti, credo sia in tutti i podcast italiani in questo momento, è un inglese, credo americano. Onnipresente. Perché mette la musica con Creative Commons, lui chiede soltanto di essere citato. In alcuni casi devi anche comprarlo, ovviamente lo fa anche per business. Però il più delle volte basta che lo citi. Citandolo effettivamente ha avuto l'effetto che questo qua probabilmente sarebbe stato signor nessuno o con compositore come ce n'è tanti, e credo il compositore per il più grande compositore per podcaster, perché ovviamente se tu chiedi a uno chi è Kevin McLeod lo sanno tutti, perché andiamo a prendere, lo sanno tutti, sì, perché comunque i sottofondi migliori li fa lui praticamente. Anche YouTube, infatti, li ha caricati anche sulla sua libreria. Molto bene. C'era ancora qualcosa che dovevamo parlare in questa puntata, ma abbiamo aperto 700 parentesi come al solito. No, in realtà abbiamo parlato appunto del discorso. Siamo partiti dalla web radio per arrivare poi alle varie tipologie di podcast. Chiaramente parlando di quelle che sono, di uno è quello che faccio già e uno è quello che vorrei fare, e riguardo a quello che vorrei fare poi io ho ancora altre cose che mi ero appuntato, ma le possiamo dire nelle prossime puntate. Molto, molto bene, questa puntata chiamerò tipo punto di vista e format, perché abbiamo parlato soprattutto di format in un modo o nell'altro, che ne dici? Sì. Diciamo che mi sono un po' più dilungato sul discorso degli interventi, sia per quanto riguarda un programma, diciamo, immediato come può essere Discology, e sia di un programma invece un pochino più rilassato come potrebbe essere The True Max Show. Però sono sempre format comunque. Sì. Infatti sì, una cosa che dico sempre anche ai clienti eccetera, che non sanno cosa, che ne so, hanno già fatto una cosa, sempre ritornando al punto di vista, ragazzi, magari una cosa è già stata fatta, parlata, discussa, ma il vostro punto di vista e il vostro format, che è solo vostro, cioè non si troverà da nessuno, è quello che crea l'univocità, nel senso, ed è quello che secondo me è quello che viene un po' ricercato, perché in un mondo di omologazione e di algoritmi trovare ancora quello che magari la musica veramente mette la stessa musica che mettono altri 100. Claro. Anche se si parla di dance anni 90 piuttosto che di jazz, piuttosto che di reggaeton. Però la differenza, l'uomo o la donna ovviamente, l'umano la farà sempre la differenza. Certo. E non c'è algoritmo che tenga. Ed è lì che secondo me bisogna lavorare, su quella cosa lì. Io ovviamente non sto dicendo che io faccio la differenza, sto parlando in generale, però io penso che ad esempio il Discology, tornando a me, alla fine ce ne sono altri che fanno programmi dance anni 90, ce ne sono una miriade, poi un po' dopo che ho iniziato a farlo è diventato anche abbastanza di moda. Magari tra un po' finirà, perché gli anni 90 cominciano ad essere un po' lontani. Sì, ma però... poi sono cicliche queste cose, cioè. Esatto. Però il Discology, la differenza sono io. Certo. Cioè la differenza tra il Discology e
il programma di Pinco Pallino che mixa per un'ora, bellissimo, mixata da Dio, anni 90, però la differenza tra il suo e il mio sono io. Certo. Ed è quella che secondo me bisogna far risaltare, ed è quella che molti vanno a cercare, perché dopo un po' che ascolti dei set mixati del tutto impersonali, una, due, dieci, cento volte, poi magari ti viene anche voglia di dire: ma a me piacerebbe ascoltare un po' di musica di questo genere qua, però con qualcuno che presenti in maniera un po' gradevole. Questo è, e quella è una differenza che le persone possono fare, e non c'è algoritmo che tenga, ovvio, e non ci sarà mai un algoritmo, perché speriamo la creatività arriva dall'intuizione, l'intuizione è soprattutto umana. Esatto. Mamma mia, che puntata che è venuta fuori! Mi è piaciuto un molto casino. Bene. Grazie, Max. Allora, comunque, il discorso è solo sospeso, come il caffè. È sospeso, certo. E voglio tornare a parlare sempre con te del tuo punto di vista. Magari ti accompagniamo alla creazione veramente del nuovo programma. Penso di sì, perché mi appunterò ad esempio questa cosa delle parole chiave che mi hai detto oggi, che mi può essere utile, perché io ho un documento dove sto continuando a buttare dentro roba, e poi da lì vorrei poi fare una sintesi, e l'estrema sintesi dovrebbero essere poi tutti gli interventi del True Max Show, o che dir si voglia, perché adesso mi è saltato anche in me stamattina in macchina, stavo portando la macchina a fare il collaudo e mi è venuta in mente questa cosa, che potrei anche dargli un altro nome, ma questo tanto sarà credo in corso d'opera ancora per un po', per cui magari lo creo man mano che ne parliamo con te. Guarda, io ti consiglio un programma che si chiama Trello per prendere appunti, fare le liste, lo uso per le parole chiave eccetera. Grazie. E funziona molto bene, è gratis, e quindi un applauso alla parola gratis. Trello. Grazie signor Trello, ma cremio. Bene. Sempre comunque Trello segnato. Grazie. Molto bene, grazie di essere stato con noi, ci sentiamo alla prossima puntata. Perfetto, ciao. Grazie. Fabio, ciao a tutti, grazie, ciao. Il curriculum è uno strumento efficace? Beh, io dico più o meno, faccio un ragionamento con voi. Lo so che questa è una rubrica che parla di digital, ma arrivo il più velocemente possibile al punto. Una persona, mettiamo che io sia un'azienda, mi manda un curriculum, magari pure quello in formato europeo, dove si scrive ho lavorato di qua, di là. Innanzitutto non si dice in questi curricula, se dico bene, io di latino conosco solo una parola, e questi curricula arrivano, ma non, nel curriculum non c'è scritto sì, ho lavorato per l'azienda XYZ, ma non c'è scritto ho lavorato bene per l'azienda XYZ. Non c'è neanche scritto perché me ne vado dall'azienda XYZ, ma questo è un altro discorso che neanche nel secondo caso che vado a illustrarvi si può probabilmente risolvere. Comunque, c'è scritto quello, ho avuto la mansione di operaio, tecnico, dirigente, tutto quello che vi pare, ma non c'è scritto come lavoravo, quale competenza o nella materia che mi è stata affidata in azienda. Detto che, vi faccio anche un esempio su di me. A me continuano a chiedere, soprattutto quando collaboro con aziende formative con finanziamenti regionali, europei eccetera, mi chiedono un curriculum europeo, ma non mi scelgono in base al curriculum europeo, ma mi scelgono perché probabilmente mi conoscono tramite social, tramite il sito web. Io ho un sito web del 2013, il ciabattino che va con le scarpe rotte, non ho mai tempo di rimettere in mano al mio, ma
sono i contenuti che parlano più che la cosa istituzionale, tramite il podcast, tramite ultimamente i video su YouTube, questo per esempio che va anche a finire su YouTube. Tutta questa comunicazione fa sì che la gente già mi conosca. Se io mandassi un curriculum asettico, non so quanto beneficio potrei trarne. Faccio l'esempio di un mio cliente. Un mio cliente che adesso collabora con un'altra azienda, prima non se lo filava, anzi, aveva mandato richieste a questa azienda, ma non era mai stato considerato. Cambiata la sua presenza in rete, è stata l'azienda stessa a contattarlo. Curriculum, può essere, non so neanche se gliel'ha mandato, poi il curriculum, forse sì. È servito a qualcosa? No. È servito far capire alle aziende che questa persona, o io per esempio, sono in grado di fare un certo lavoro, di spiegarmi in un certo, una certa attività e via dicendo, ok? Questo è molto importante perché ci permette di bypassare tutto il resto. È obiettivamente uno degli strumenti business più importanti a livello anche social, è ovviamente LinkedIn, dove tra l'altro ci possiamo costruire un nostro curriculum, perché abbiamo le competenze, abbiamo le referenze, cioè ho lavorato per Tizio, lui mi ha scritto referenze, sono diciamo traducibili come testimonianze, ok? Quindi dire si è trovato bene, eccetera, normalmente si trovano tutti bene, non fai la referenza, però a parte questo, vedi con chi hai collaborato. Se hai collaborato con Tizio, che ha un'azienda da un dipendente, rispetto a Tizio, che ha azienda da 100 dipendenti ed è leader del settore, che è leader del prodotto tipico del territorio, tutte queste cose qua. E, beh, un'altra valenza, e conta ovviamente quello che ti scrivono, conta anche cosa comunichi, contano i tuoi post, conta di cosa stai parlando, conta quanto sei visto, neanche tanto le interazioni. Difatti tra poco i social saranno tutti basati su quanto tempo passeremo su un determinato post, quindi aspettiamoci anche l'invasione dei video come il mio, tra l'altro. e questo diventa un aspetto importantissimo, molto più del curriculum. Dove posso dirti, faccio corsi di formazione dal 2004 o 2003, non vedo più, ho lavorato questo e quest'altro. In questi anni ho fatto corsi di web marketing, strategie digitali, Excel, pacchetto Office e compagnia bella. Questi sono più o meno i corsi che ho fatto in tutti questi anni. Un conto è quello, un conto è che ne so, settimanalmente do su LinkedIn, perché è il posto migliore LinkedIn, anche perché ci sono i recruiter. Chi sono i recruiter? Sono persone che reclutano gente, altre persone, per dei lavori che possono essere, come dire, che possono essere interessanti. Pensiamo alle varie aziende di ricerca lavoro, ma anche le grosse aziende stesse, io vi dico la verità, arrivano ogni tanto delle richieste. LinkedIn stesso ti dice: ci sono queste offerte di lavoro nel tuo settore, se tu sai ottimizzare bene il tuo profilo, è molto facile venire a conoscenza di offerte di lavoro e quindi candidarsi. Ha qualche baco qua e là LinkedIn, però funziona molto bene, quantomeno per venire a conoscenza delle aziende che ricercano personale, su certi tipi di azienda, non su tutto quanto. Comunque, stavamo dicendo, la nostra produzione di contenuti, la classica pillola, racconto quello che può essere inerente al mio lavoro. Se sono
un informatico, parlerò di cose informatiche perché voglio entrare nell'informatica in un'azienda. Se sono, che ne so, elettricista, ti faccio vedere che tipi di impianti ho tirato su, non so, roba di questo genere. Se sono un creativo, ti faccio vedere cosa ho creato. Parta parentesi, pieni di creativi che non hanno mai creato niente, è pazzesco, eppure si vendono come creativi. Chiusa parentesi, fammi vedere cosa hai fatto e poi massimo ti dico io che sei creativo e io chi deve darti un lavoro. Quindi pillole, ottimizzare il profilo di LinkedIn, assolutamente. Poi per carità possiamo anche utilizzare Instagram, possiamo anche utilizzare Facebook, dipende sempre come ci poniamo. Quindi i social sono un ottimo strumento per ricerca del lavoro, e badate bene che non bisogna, come dire, bistrattarli, perché gli stessi recruiter sono quelli che poi, prima di darvi l'appuntamento, che in quella mezz'ora lì che vi danno l'appuntamento, ma cosa vuoi dire mezz'ora della tua vita? Ho fatto bella impressione, sei arrivato lì con giacca e cravatta eccetera, oppure sei col tailleur, non lo so, cosa vuoi dire mezz'ora? In realtà queste persone, se sono aziende mediamente sgamate, passatemi il termine piemontese, cioè che la vedono abbastanza lunga, ti hanno già guardato sui social, ti hanno già guardato se stai lì a fare le foto, le bottiglie, le cose eccetera, cioè, lo vedono già perché vogliono certi profili. Per cui occhio, utilizziamo bene i social, certo, per lavoro assolutamente, tanto il curriculum non ce la possiamo levare di torno, ma non è quello. La cosa principale è far capire agli diretti interessati che noi di quegli argomenti ne sappiamo, e così viene più facile. Io ormai vado da, anch'io come libero professionista vado dai clienti, mi chiedono cosa fate eccetera, io ho 3 fogli in cui c'è scritto i miei servizi. Molto semplice, schematizzato, faccio consulenza, faccio questi servizi qua, faccio formazione su questi argomenti, ti do il menu, sceglitelo. Queste sono le mie tariffe, cioè, cambia niente, non è un curriculum, quello lì, quelli sono proprio il listino dei servizi. E poi gli dico semplicemente, ma guardi, io ho un podcast, ci sono 200 e passa puntate ad oggi che registro, andate a vedervi queste 200 puntate, ascoltare, c'è il canale YouTube, lì ci sono tutte le cose, il mio profilo LinkedIn è questo, da qualche parte sarete, vedete come parlo, vedete come interagisco, normalmente sono così anche sul lavoro, non sono assolutamente interessato ad assunzioni, ma a collaborazioni assolutamente sì. Punto, quello sono i contenuti che parlano prima di noi, e i social ovviamente sono i contenuti principali. Ci può anche essere il sito, per carità, è una cosa che devo curare assolutamente nel futuro non troppo lontano, dove però ci sia un hub di tutte le cose che abbiamo fatto in giro, perché comunque presidiare un po' i social, YouTube, e avere una presenza anche su Google Business e compagnia bella è fondamentale. Siamo giunti anche alla fine di questa puntata. Vi ringrazio per aver ascoltato tutte le parole fino adesso e vi ricordo i miei contatti. Allora, se volete rimanere in contatto con tutte le mie produzioni, anche settimanali, uno dei posti migliori è cercare il canale We Are The Net su YouTube e mettere la campanella, così sapete veramente tutto ciò che esce. Oppure, altro sistema, seguirmi su Telegram, cercare il canale Telegram We Are The Net, a cui collegato c'è anche un gruppo di discussione, e si parla anche lì di mondo digital. Altrimenti mi trovate sul sito weirdnet.it, dove ci sono tutte le puntate degli audio, quindi del podcast vero e proprio, e quindi anche su Apple Podcast, su Spreaker, su
Spotify, un po' dove vi pare, mi trovate logicamente anche su Facebook, c'è un gruppo che ha già più di 200 persone iscritte, un gruppo abbastanza attivo. Il gruppo in questione è We Are The Net trattino il laboratorio. C'è anche la pagina Facebook di We Are The Net, che è diciamo soltanto un posto dove vado a mettere le puntate una dopo l'altra, non c'è un gran movimento lì. Più movimento c'è nella mia pagina Fabio Matti strategie digitali, altrimenti cercate Fabio Matti su LinkedIn, We Are The Net su Instagram. È un po' di tempo che ho cominciato a mettere un po' di contenuto anche su Instagram, o su LinkedIn c'è anche la pagina aziendale We Are The Net, dove anche lì ci sono soltanto le riproposizioni dei podcast, quindi della parte audio. Come già annunciato, presto apriremo un campus con tutta una serie di interventi, non solo miei ma anche di altri, in corsi e percorsi per essere liberi nel mondo digitale. Penso di avervi detto tutto, mi trovate in ogni dove, cercate Fabio Mattis, se non trovate We Are The Net, cercate Fabio Mattis su Google, vengo fuori abbastanza semplicemente, ormai dopo 19 anni. E che dirvi, grazie anche per la scorsa settimana che ha avuto un incremento di ascolti il podcast, quindi sono molto contento perché vuol dire che la versione lunga piace, cioè abbiamo avuto un 30% in più da quando non faccio la versione corta, qui ho sempre creduto poco, ma la versione lunga è quella che mi piace più, dà più lavoro obiettivamente perché devo costruirlo, però sono veramente veramente contento. Ciao a tutti.